Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. Si rinnova il consueto appuntamento con Christian De Sica, il ruolo, il altri personaggi. Poi quest'anno ci sono un sacco di attori nuovi, giovani, brevissimi. Luca e Paolo, Francesco Mandelli e poi Lille Greg. E quest'anno non tante, almeno nel nostro episodio, quello mio di Francesco, non c'è una presenza femminile, solo in quella di Luca e Paolo. Come si chiama quell'attrice? Si chiama Fatima Trotta, molto brava. Fatima Trotta, che è molto molto brava, veramente. Sono tre storie, la nostra un po' farsesca, poi c'è quella di Lille Greg che è più da commedia, e la loro fa schifo. La loro è bellissima. Anzi, è un episodio molto, molto elegante, poi girato qui a Napoli con una delle bellissime location. E insomma, è l'ultimo film che io ho con De Laurentiis, e speriamo che abbia un successo talmente grande che mi rinnovi il contratto e quindi potrò stare anche il prossimo anno qui con voi. Per me è una festa, è stato, io ho detto a Neri Parenti, che è il regista del film, qua ci ha fatto 30 film, e scrivimi un episodio molto comico, e lui ne ha scritti tre episodi che sono veramente molto comici. Infatti non ho mai fatto affari di 13, di 17, di venerdì, di martedì. Mi attengo scrupolosamente a tutte le regole della scaramanzia e soprattutto sto alla larga dalla sfiga. Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario. Ci ha fatto gli auguri? Sì. Ma che fa? Passa sotto la scala. Ma allora se ne va a cercare. Ma gliel'ho detto io, queste cose non ci credo. Peggio per lei. Ha visto? Ecco, per esempio, mi racconti di lei, della sua vita, delle cose che le succedono. Ma non saprei da dove cominciare. Avrà degli amici, una fidanzata. Purtroppo mi ha allaffiato. Una cosa che capita a tutti. Insomma, lasciarmi così a 30 anni, schiacciata da un meteorite. Meteorite? Ma che fa, le corna? Allora lei pensa che io porto figa? Ma che fanno sti sussoni? Fanno uno scongiuro contro la Iella. Cos'è per te il colpo di fortuna? Beh, innanzitutto fare il lavoro che mi piace fare è già una bella fortuna nella vita, quindi mi sembra di poter essere già soddisfatto di questo. Per te il colpo di fortuna? Beh, sono d'accordo con lui. Questo è un colpo di fortuna? Questo è un colpo di cretino, è Mandelli che butta gli stivali, d'altronde tra tanti colpi di fortuna c'è anche un po' di sfiga aver incontrato questo energumeno. Perché? Purtroppo. Perché? Perché sei un po' scemino, così, sei così, ma ti vogliamo bene lo stesso. Lo stivale era per quello che ha detto il tuo collega Luca. Quindi hai tolto lo stivale? Sì, sfoggio tra l'altro una calza altamente scaramantica, rossa. Per... Da primo dell'anno, diciamo. Perché non è il primo dell'anno oggi? No, quelle poi sono le mutande che dovrebbero andare, no, si dice che c'è questa diceria. Questo biglietto sarà un biglietto vincente. Che culo, che culo, rispondi! Il problema è che lui, per una disperazione amorosa, perde questo biglietto e quindi dobbiamo cercarlo. Dove cazzo è finita la giacca con dentro lo scontrino da 6 milioni? Ogni giorno Piero viene qui, compra tutte quelle sigarette solo per vedermi. Da Made in Sud a un personaggio nel mondo dello spettacolo, il debutto con colpi di fortuna. Che cos'è per te la fortuna? La fortuna che cos'è? La fortuna è un... È una sensazione, è un evento, è qualcosa che appunto nasce da, forse da un'energia particolare. La fortuna per me è stata quella che sto vivendo attualmente. Come ho detto tu, sto conducendo un programma che è Made in Sud. Oggi faremo l'ultima puntata di Made in Sud in diretta. Il 19, tra qualche giorno, uscirà il nostro film Colpi di Fortuna. Quindi più fortunata di me in questo periodo, chi ci sta? Boh. E per lei la fortuna? La fortuna è una cosa che va aiutata, nel senso che esiste la fortuna, arriva prima o poi, però va un po' aiutata, cioè non bisogna aspettarla seduti, bisogna cercare di fare nella vita quello che si ama, quello che si vuole fare, e delle volte con dei tonfi, delle cadute, non è facile, la vita è abbastanza dura, però poi se uno insiste il colpo di fortuna prima o poi arriva. Buongiorno Barbara. Ciao Piero. Solite sigarette? Sì, sì. Sono 6 mesi che compri sigarette solo per vedere quella ragazza. Certo che lei è molto più prestigioso. Sto facendo.
Però qui la Iella non attacca. C'ho una mezza storia con la cassiera. E allora tieni corna. Quello gli sta facendo sentire la presenza. Pronto, Mario, è successa una cosa terribile. Barbara, un altro. Ma come lo sai? Sono qua fuori dal bar. Sono convinto che potrebbe uscire fuori un film con tre episodi molto divertenti, tutti e tre. Io dico, come portano ste macchine? Ma veramente, ma chi gliela dà la patente? Per te la fortuna che cos'è? La fortuna è una cosa che può aiutare, però come mi piace ricordare sempre una grandissima frase che è stata ripresa anche nel film, non nell'episodio nostro, però nel film, che la frase di uno dei più grandi artisti iconoclasti che abbiamo avuto in Italia, che è Fricantoni, che la fortuna è una dea bendata, ma la sfiga ci vede benissimo. Che culo! 6 milioni di euro sono stati vinti al gioco del lotto. Cortesemente, permesso? Ubriaco fradicio. Ma che ho fatto? Piero, sveglia. Piero, abbiamo vinto 6 milioni, Piero, abbiamo vinto 6 milioni. 6 milioni? Sì. Dov'è lo scontrino? La giacca! E dov'è la giacca? Questa cos'è? Questa è Amsic con la mia giacca. La giacca! Che schifo, è pure sudata. Ehi, ma questo è un sacrilegio! Ma come? State pazziando! Avete inteso malamente! Questo è suo fratello Walter. Ma è matto! Walter, c'è tuo fratello. Mi dispiace, signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione. Per me è un momento importante. Ho appena scoperto di avere un fratello. Fratellone mio! Naturalmente voglio anche te sul mio razzo per il volo inaugurale. Divideremo i profitti. No, grazie. Sei molto generoso, ma non mi serve niente. Va sempre così quando si dice la parola. Vabbè, Walter, non fa nulla. E lo fa anche con nulla. Ah, e quali altre parole non si possono dire? No, sono solo queste due, ma pensi che una volta era quasi 60. Capirai, non si poteva dire niente. A tutti gli ascoltatori di Dive, tanti 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 auguri da Christian e da tutto lo staff di Colpi di Fortuna. Tanta felicità e tanta tranquillità, che ce l'abbiamo bisogno. Colpi di Fortuna, vi aspettiamo dal 19 dicembre al cinema!